Eccoci, ben ritrovati sul mio canale, pronti anche oggi per una nuova analisi, lunedì 20. Avete visto che cosa ha fatto Eurodollaro venerdì, ma d'altronde i macrocicli non sbagliano mai, poi andiamo a vederli, perché sono stati precisissimi. Ma prima di tutto proiettiamo il disclaimer. Vado a prenderlo. Eccolo qua. E ve lo proietto. Allora, ecco, come sempre, questi non sono consigli finanziari, nessuno deve fare nulla guardando questi video, ma tutti devono fare trading assumendosi la propria responsabilità. E alla fine della live il video viene automaticamente pubblicato, quindi avete la possibilità di andare a ripescarlo, mettere in pausa il disclaimer e leggerlo parola per parola, anzi lo consiglio vivamente. Vediamo se c'è qualche saluto. No, ancora nessuno ha scritto i saluti, ma vi state collegando. Anche buongiorno a chi si sta collegando adesso. Ecco, perfetto. Andiamo a prendere un grafico di euro-dollaro. Allora, eccolo qui. Allora, qui vi ho impostato già la ciclica. Vediamo di metterlo tutto schermo così si vede meglio. Eccolo qua. No, non lo trovo perché eccolo qui. Perfetto, allora vediamo. Beh, intanto siamo nel ciclo 2, qui c'è un pivot aperto. Oh, c'è anche Paolo tra di noi, quindi lo salutiamo. Ciao. Vuoi partecipare alla live adesso? Vediamo, così facciamo una puntata insieme. Ok, vediamo che cosa dice, così magari ce l'abbiamo come ospite direttamente. Vediamo anche il link di invito. Ah, ok, deve, non può, deve andare. va bene, ok. Ok, allora, caro Paolo, ci sentiamo dopo. Perfetto, allora. Anzi, in realtà però lo potrei mettere a voi sui commenti. Se volete partecipare in diretta, vi incollo sui commenti il link per partecipare, così se volete chiedermi le cose in diretta, insomma, se volete discutere, fare quattro chiacchiere, lo possiamo fare anche qui direttamente. Ringraziamo anche Paolo, grazie. Perfetto, ottimo. Allora, stavamo dicendo, dopo questa piccola pausa. Benissimo, allora vediamo che c'è un pivot aperto, vediamo che siamo in ciclo 2 e stavamo dicendo che i macrocicli perfettamente hanno fatto, come si può dire, hanno fatto partire questo impulso. Scusate ancora un po' l'interruzione, ma siamo qui. Hanno fatto partire questo impulso in maniera precisa. Potrei anche proiettarvelo direttamente all'inizio del webinar. Guardate, così capiamo subito. E passiamo dopo alla ciclica classica H1. Facciamo il cammino a ritroso. Eccolo qua. Allora, vado a prendere l'altra MetaTrader. Intanto abbiamo anche il buongiorno di Barbara. Ok, eccola qui. Facciamo andare tutti, qua abbiamo il buongiorno, buon lunedì anche a te, certo, se vuoi partecipare Barbara, così sentiamo la tua voce ogni tanto, c'è anche il link lì sui commenti, puoi cliccarlo, io poi ti faccio entrare e possiamo chiacchierare, fa anche la rima. Benissimo, allora come vedete qui, guardate che precisione, io ve l'avevo detto, no? Che qui, mettiamolo questo zoom qua, che qui avremmo visto delle belle, ok? L'importante era capire come sarebbe arrivato il prezzo. Allora, purtroppo per i long il prezzo, e per fortuna per i short, è arrivato dritto così e giustamente alla confluenza, dato questa
questa botta tremenda verso il basso. Sinceramente anch'io non pensavo arrivasse fino a qui, eh. Avevo calcolato circa, vedete, la regressione è qui ancora, anche se forse l'ho calcolata male in realtà. Ad occhio adesso, facciamo, correggiamolo un attimo insieme, forse qualche, eh sì, millimetro si è spostata, non so perché. Andrebbe qui, eccola. E infatti, se vedete, se notate, la regressione, guardate i massimi qua, ecco. Aveva toccato quella spike, questa spike, poi, cioè questa candela, si è rimangiata tutta quanta il suo range e ha lasciato soltanto la spike e l'ob. Qui sembrava effettivamente un minimo centrale, quindi una ripartenza, però no, la confluenza dei due cicli è stata potente e quindi è sceso il prezzo giù per tutto venerdì, fino all'ultima ora praticamente, giù come un missile. Allora, qui il punto però dolente è che effettivamente, se lo guardiamo alle chiusure, vedete, il ciclo è diventato, non si può negare, in qualche maniera, lo possiamo prendere da qua, è diventato ribassista. Ok? Però, se consideriamo le ombre, in effetti siamo ancora a rialzo. Intanto sta partendo, immagino, io mi sono messo long qui, per esempio, non perché sia da mettersi long, ma perché sicuramente arriverà al pivot. E mi piace molto questo punto. In realtà qui sulla metà delle 5 non ve lo posso mettere, ma era all'altezza di questa chiusura, quindi ve lo disegno io a mano, pips più pips meno, giusto per farsi un'idea grosso modo. Di solito pivot io li metto magenta puntinati, vabbè, lasciamoli così, dai, adesso non importa. Allora, circa la chiusura qua. Quindi il pivot è circa qui. Ok, quindi io sono long da questa apertura qui, sì. Voglio andare a prendere il pivot. Sapete perché anche? Motivo per cui ho messo quell'immagine di copertina all'inizio del video, perché questa è una zona, ok, di soldi intelligenti. Ok, la mettiamo rossa, dai. La vedete la candelina? Eccola qui verde, c'è qua il prezzo, i grandi big si sono fermati, hanno lasciato entrare long noi retail, ovviamente piazzando anche loro qualche operazione long, in modo da creare questa candelina piccolina in long, e hanno ancora quelle operazioni trappola, chiamiamole così, attive in long. Quindi poi ovviamente hanno fatto scendere il prezzo, si sono andati a prendere tutti gli stop e ci hanno fatto a strisce tutti quanti. Ok, passatemi il termine non tecnico. Adesso tenteranno sicuramente di andare a ripescarsi intanto questa operazione. Il minimo ovviamente ce l'abbiamo qui, quindi 1.126,59, il 50% ce l'abbiamo 1.127,26, il massimo ce l'abbiamo 1.127,88. Queste tre zone, quindi il minimo sindacale, il 50% e il 100% del range degli smart money, andranno sicuramente a pareggiarli in qualche maniera. In più c'è un pivot in mezzo, praticamente coincidente, se l'ho messo giusto, ma con il 50% del range, pips più pips meno. Quindi figuratevi se questa zona adesso. Certo, non è un consiglio finanziario, è la mia idea. Potrebbe, il prezzo fa sempre quello che vuole, potrebbe fare l'esatto contrario, però ci sono buone, ottime probabilità che vadano a toccare qui, poi il prezzo reagisca. Come reagirà? Buone, ottime possibilità, poi io non ho la sfera di cristallo, giù, anche perché guardate come va a coincidere anche con la media 48. Ok? Ho messo tutto schermo, sì, perfetto, si vede tutto, ok, ottimo. Con la media 48, quindi ci sta un rimbalzino sulla 48, pivot, finito il range, molto probabile linea di regressione, che questa zona sia una zona di reazione del prezzo, probabilmente verso il basso, perché ormai il vuoto ce l'abbiamo, come vedete, e la direzione è stata impostata, tranne che, come vi dicevo prima, non si consideri la spike. Se consideriamo la spike, ok, potrei prendervi un canale in questo caso. Boh, viola va bene, dai. No, lo mettiamo rosso, dai. Foto verde prima, quindi queste lo mettiamo rosso, violetto. Boh, mettiamolo violetto, dai. Questo
Potrebbe essere effettivamente, beh, guardate qui, la coincidenza di questi massimi che ovviamente ha rotto qualcosa, potrebbe essere anche un canale, questo è classico, noto in una regressione, quindi vale quel che vale, ma se viene tenuta in considerazione questa spike, allora può essere che ancora effettivamente l'impulso possa essere nel vuoto long. Quindi la situazione è un po' ambigua da leggere, ma noi come la leggeremo? La leggeremo con le nostre campane gaussiane, quindi diventerà tutt'altro che ambigua. Ed ecco perché adesso ci spostiamo sul grafico del metodo ciclico. Eravamo già prima, ma ho fatto poi lavoro al contrario. Eccolo infatti, grafico ciclico. Allora, che cosa ci dicono H1 naturalmente? Non mi ricordo se prima era H4, no, H1 se va nei macrocicli. Allora, vediamo che le nostre campane gaussiane, beh, interessante. Intanto magenta ce l'abbiamo. Ok? Quindi su questo non abbiamo problemi. Minimo magenta c'è. Stiamo cercando il massimo magenta e questo mi piace. Potrebbe essere pivot, come vedete c'è spinta per adesso, anche la media 12 sta ruotando, ha rotto il livello medio, che vedete già due volte, ok? Quindi mi sta dimostrando, non ha aperto sopra, questo effettivamente non mi piace tanto, però vedo che la forza insomma spinge. Diciamo che la candelina che aprirà sopra il livello medio sarà quella che probabilmente andrà a toccare pivot, se lo farà, quindi questa può essere una buona zona. Quindi vedete la magenta è ben lanciata, proprio non sta nemmeno facendo la gobbetta, simile a questa, proprio è dritta come un palo, cioè l'angolo procede senza problemi, è arrivato al 50% in effetti, quindi coincidente con il livello medio, vedremo cosa vuole fare. La gialla in effetti, beh, l'avevo già segnato, ma minimo giallo, massimo giallo col suo errore ciclico. Questo, insomma, si presta bene in effetti a poter diventare, si candida bene a poter diventare il minimo giallo. Lo metto ancora tappeggiato perché effettivamente non lo so, non vedo ancora la pancia, però di solito la magenta l'anticipa e dove c'è il minimo magenta troviamo anche il minimo giallo nella maggior parte delle situazioni. Se mi seguite da tanto tempo, avete notato che è così, no? Quindi con buona probabilità questo potrebbe essere effettivamente il minimo giallo, ovviamente essendo l'indicatore sempre, come tutti gli indicatori, un pochino in ritardo, deve ancora formare la pancia. Però è in zona buona, perché siamo in zona 15. L'autociclo, che cosa ci dice? Ci dice però, attenzione, che invece la 48 ancora no, è un minimo, che potrebbe essere sì questa zona qua, il massimo è esattamente quello di prima che abbiamo visto, questo qua sopra. Non deve ancora cercare il minimo. Certo, è su 50%. Potrebbe anche tranquillamente girarmi qui e far così. Però attenzione, quindi non questo è quello che mi dice Sirio, stai attento se vuoi fare il long, non superare queste zone, perché effettivamente se noi andiamo a vedere, vi apro un grafico nuovo, le zone di domanda e offerta ce ne sono e non è che non ci siano. Forex, però perché io vado a considerare solo la prima? Beh, la prima cosa per prudenza, ovviamente, quindi si va sempre con la prima, ma perché la 48 mi dice appunto, stai attento, verissimo che ci sono queste zone aperte, ok? Coincidenti con pivot, mettiamo le linea continua, dai, eccola qua, ma non è l'unica, questa è la prima. Effettivamente ci sarebbe anche quest'ombra, anche se è debole. Quella che mi piace di più è questa, per esempio. Anche se questa piccola spike, la vedete qui, tolgo la griglia così si vede meglio, la ingrandisco un po', questa piccola spike è andata a mitigare un pezzettino. Quindi volendo, un pochino è già stata mitigata. Però resta tutto il corpo, volendo. Quindi potrebbe essere anche questa una buona zona, cioè una zona interessante. Come vedete coincide anche con questa alla fine, ma questa non è più valida perché è stata mitigata da questa. Quella che invece abbiamo ancora in essere, anche se c'è in effetti, anche stesso discorso, c'è un po' di spike, vedete? Quest'ombra hanno mitigato il pezzettino fino qua. Ok?
Diciamo che queste due le possiamo mettere tratteggiate, in effetti, così, forse lo era anche già, eccolo qua, perché, no, voglio una zona, dai, rettangolo, bravo, perché potrebbe essere che siano già state fatte. Ok? Scusate solo un secondo. Ok, perfetto. Quindi queste qua le metterei in forze. Possibili bersagli, ma non così forti come se fosse effettivamente una candela non piena, non fatta. Che ne so, potrei farvi vedere un esempio. Vediamo un po'. Questa qui, per esempio, era una zona interessantissima. Difatti, io l'avevo anche preso questo short. Ah, no, scusate, no, questa no, perché c'era la spike. Dov'era? Dove? No, non ce n'era neanche una questa settimana. Quindi dovrei andare indietro, farvi vedere un esempio più calzante. Ecco, per esempio questa ultima candela, no, c'è la spike. Questa candela qui è un buon esempio, ok? Questa candela qui, la vedete, ok? Una volta create queste posizioni long per indurre il long, hanno buttato giù il prezzo, ok? E difatti, guarda caso, dov'è che sono rientrati per andare a pareggiare questa candela che non è stata fatta. Vedete che la chiusura di questa candelina qui delle 21 non è riuscita nemmeno con la spike andare a prendere un pezzettino di questa candela delle 19. Di conseguenza, questa era totalmente aperta, quindi lasciata lì. Sicuramente le operazioni erano lì totalmente in drawdown, quindi i big cosa fanno? Vanno a prenderla, guardate, fino al 50%, ok, prima, poco meno, ok? Dopodiché tornano giù e dopodiché vanno a prendere il 100%, ma guardate con quale precisione, tra parentesi, ta, 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 una, due, tre, quattro, cinque spike, tutte quante qua, probabilmente perché avevano chiuso dei parziali, ecco perché sono andati a tornare, ta, 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 così, no? A macchinetta, questi sono lavori di HFT naturalmente. Così e hanno preso tutto e poi hanno liberato la posizione e ci hanno sbattuto il prezzo giù, convincendoci: ah, finalmente andiamo long, andiamo a aprire nuovi massimi. E pa, una bella spike che ci ha massacrato tutti. Ecco, queste non sono così buone perché comunque hanno un po' di ombre che mitigano almeno un parziale, però insomma, come zone ci possono anche stare. Tanto qui vedo che si è un po' fermato, ma il 75% evidentemente lo sente. Questo non è tanto bene, perché se a forza dovrebbe andare, non dovrebbe crearmi un massimo per poi andare giù. Torniamo un attimo a vedere, quindi l'H1, ok, è anche vero che siamo al 9,26, quindi verso la mezz'ora di solito le candele statisticamente vanno a scendere un po', io ho notato questa cosa qui. Verso la mezz'oretta della candela H1 c'è sempre un ritiro, sempre no in realtà, no, di nuovo il pivot, vabbè pazienza, li rimetterò, c'è sempre un ritiro fisiologico, chiamiamolo così, e poi su. Quello che non mi piace, vedete, è che la nostra guida sta formando la cunetta, questo non mi piace tantissimo, ok, per andare a prendere il pivot. Speriamo che, anche se è un termine che deve essere bandito dalla bocca dei trader, speriamo che, perché non si spera mai, si deve sempre avere un quadro ben preciso delle varie possibilità, in caso dovrò chiudere e girarmi un po'. Anche se girarmi, secondo me, non è così buono, ok? Come idea, casomai starei fermo, vedrei, perché non credo, viste le campane gaussiane, faccia chissà che, ma vedremo, solo vivendo. Andiamo a vedere 4 ore intanto. Allora, 4 ore, 4 ore invece mi spinge a ribasso, come vedete. A parte la Madonna, guardate quanto tempo abbiamo la campana gaussiana blu, quella daily, praticamente sul 15. Veramente non lo vedevo da tanto tempo. Ok, è veramente un'anomalia. C'è qualcosa che spinge l'euro-dollaro verso il basso, oltre la ciclica e quello che sappiamo, e i vari pattern che veramente non si verificava da tanto tempo. Volevo farvi vedere anche un'altra cosa, una correlazione anche col DAX, in effetti. Guardate che gap ha fatto il DAX. Impressionante. Impressionante.
Praticamente, vabbè, non saprei neanche leggere quanti punti. Ok. Di solito i gap vengono chiusi, ok? Come vedete questo qui. Okay. Però vedete che c'è qualcosa che è rimasto un po' anomalo. Guardate quanti gap qui. C'è una correlazione ovviamente inversa rispetto all'euro-dollaro. Non vorrei che il DAX, andando a chiudere questo, salga e l'euro-dollaro mi scenda giù come un pero, naturalmente. Può essere, però questo è. Quindi daily, vediamo un po' anche la situazione daily, però la situazione daily, tutto sommato, ha l'onda gialla che mi sta premendo verso l'alto, la magenta verso il basso, la blu sta arrivando verso i minimi, la 48 anche è bassa, mi ha creato gamba 1, gamba 2, stiamo aspettando una gamba 3. Quindi comunque col de sul daily, ma una gamba 3 me la deve fare ancora. Ok? Quindi siamo veramente in una zona di compressione, ragazzi e ragazze, finché non usciamo da questo quadrato qui, ok? Non ci sono storie verso il basso o verso l'alto. Proprio ha deciso di star lì. È una compressione, è un'aritmia di un ciclo più grande, lo sappiamo, lo vediamo sul daily. Ok? Questo qua è il nostro solito. E giustamente sta facendo una compressione, un po' come ha fatto qui, un po' come ha fatto qui, un po' come ha fatto qui. Quindi può fare veramente di tutto, restando più o meno in questo range. Ecco, cosa interessante è che c'è questo livello da mitigare. Questo mi piace molto. Ok? Perché questo è pulito, non è stato toccato da nulla. Quindi diranno ovviamente che ci sono tante linee un po' incasinate, sono d'accordo, però sono i livelli che ci servono. Questa candela qui è pulita, vedete che nessuna spike di queste è andata a toccarla, quindi questo è un livello che prima o poi, immagino poi, perché ci vorrà un po', sono circa a partire dal minimo, dai, questo qui, minimo assoluto per adesso, sono 380 pips. Ok? Queste qua. C'è anche questa in realtà spike, potrebbe arrivare prima a questo livello qua, volendo. 1,5 qualcosina. Potrebbe prima fare questa, chiudere questa spike, ok? Che è tutta una zona effettivamente di demand e supply, 324, per poi andare a chiudere questa. Però il problema è che non sappiamo se prima vuole fare un nuovo minimo oppure no. In effetti, guardate, vi prendo un grafico, prendiamo il grafico pulito, se vado a mettere il daily, eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Ripiccioliamo. In effetti, se andiamo a vedere l'unica candelina che è stata mitigata sull'impulso short, ultimo che sarebbe questo qui, eccolo qua, in realtà, come vedete, è già stata fatta una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte. Forse non hanno più ragione di andare a prendersi ulteriori minimi qui. Perché questa è stata effettivamente fatta anche oltre il 50%. Vedete? Così. Eccola qua. Quindi mi viene anche un dubbio effettivamente ad andare short adesso in questo momento. Questo è, ok? Quindi l'euro-dollaro purtroppo è ancora in un momento un po' ambiguo. Per adesso io traderò un po' l'H1 con i livelli che vi ho detto prima. In effetti, guardate, ancora sta, dopo essersi abbassato un po' verso le 9:30, passate le 9:30, come vedete si sta riprendendo la forza. Di solito la mezz'ora, l'80% dei casi, fa questo effetto, dà questo effetto. Ok, tra l'altro io ho perso di nuovo i pivot, perché ogni volta mi cancella. Andiamo a rimettere i pivot. Eccoli qua, eccolo lì. Quindi ce l'abbiamo, ok? Per adesso le mie operazioni stanno lavorando bene. Ok, vediamo se c'è anche qualche domanda. No, nessuno mi dice nulla, ma sarà tutto chiaro. Perfetto. Potremmo andare a vedere anche per il nostro Claudio un po' di Bitcoin, o se vi interessa anche un po' di GBP. Anzi, diamo un'occhiata prima alla GBP e poi per gli interessati alle cripto diamo un'occhiata anche alle cripto. Allora, GBP dove l'ho messo? Accidenti. Eccolo qua. Trovato.
Bene, allora facciamo un po' di pulizia di Fibonacci, perché ormai l'impulso, quello lì è vecchio, non ci interessa più. No, voglio gli oggetti, lista oggetti. Ok, Fibo, sarà questo, credo. Sarà questo probabilmente. No, allora, facciamo così. Ah, ecco, era il primo. Perfetto. Allora, a parte un po' di medie, come vedete, ok. Beh, più o meno la forma è simile a dell'oro d'oro. La situazione è simile. Vedete anche la 48 in discesa. L'autociclo si è molto allungato. Guardate che è lungo, che gamba lunga. Quindi la possiamo identificare anche come pattern di Arasta, quindi prima gobba, seconda gobba, minimo centrale, terza gobba, la quarta gobba praticamente non l'ha fatta, quindi tutto lungo così. Questa sarebbe la quarta e va in chiusura. Ok? Probabilmente la chiusura sarà questo spike qui, o qualcosina. Non so se c'è un candelino da mitigare, no, perché questa spike ha pulito tutto e quindi non ne abbiamo assolutamente. Quindi in questa zona potrebbe anche esserci. Andiamo a misurare con Fibo l'impulso. Vediamo se 75% rotto, però, eh? 75% rotto. Non so dove potrebbe andare a finire, in effetti. Potrebbe essere la sua metà. Qui. Magari prendendo riferimento questo minimo, anche se è già stato mitigato dalla spike, ma comunque si può prendere riferimento, più o meno qua. Poi la zona ciclicamente con campane gaussiane è pronta per la ripartenza, però attenzione, una ripartenza che, vedete la 48, è in chiusura, quindi sicuramente non nuovi massimi. Potrebbe arrivare al pivot, non è detto, c'è la media prima, c'è questa zona di domanda e offerta qui, sicuramente. C'è la media e poi forse il pivot. Quindi sulla stellina starei un po' attento, poi uno fa quello che vuole. Prima di fare long, o se faccio long, fatti in maniera ben oculata e ben calcolata con la giusta leva. Anche temporalmente, vediamo un po', il minimo magenta è questo, il minimo a 48 è questo qua, non magenta ma azzurro, questo qui. Quindi ciclo 1 è questo. Lungo però, vediamo un po' quante candele. No, ci sta perché la sterlina può essere più lunga. Vediamo un po' la chiusura patto 5, deve essere questo qui. Ciclo 2, in effetti ciclo 2 finisce qui, quindi c'è qualche aritmia in mezzo. Questa qui potrebbe essere l'aritmia più al centro, in effetti, quindi ciclo 1, aritmia più, o anche questa. Questo deve essere per forza il ciclo 2, vedete? Oppure questo qui probabilmente è un ciclo Y e questo è un ciclo 1. Vediamo se è vero. L'aritmia all'inizio potrebbe essere più probabile. E in effetti, guardate, questo non so cosa sia, ignoratelo, anzi lo metto di altro colore così si vede meglio. Mettiamolo rosso. Quindi ciclo 1, ciclo 2 con precisione, ciclo 3 e ci sta, ciclo 4, che tra l'altro siamo a metà zona di ripartenza, ciclo 4. Potrebbe essere effettivamente la terza gamba di ciclo 4, ok? E poi mi va in chiusura. Oppure il ciclo 4 lo può fare smezzato visto che c'è un Y qui, ok? Quindi questa parte di temporale potrebbe essere la compensazione della mancanza di questa parte temporale qua, e ripartirmi qualcos'altro che potrebbe anche essere un ciclo 1, però non lo sappiamo. Può essere una gamba 3 di ciclo 4, un ciclo 1, non lo sappiamo. Sappiamo che la 48 è in discesa, qui è una zona papabile per il minimo giallo e magenta, siamo d'accordo. È anche vero che la 48 potrebbe in effetti rimbalzare sul 50% e farmi un nuovo ciclo 1. Questo è vero, però finché non lo fa, devo andare a pensare allo scenario peggiore, giustamente, e quindi pensare che sia in chiusura, magari un'altra distribuzione, sì, ciclo 1, ma ribassista, perché probabilmente, come vedete dalla campana magenta, qui il time frame superiore a 4 ore mi ha trovato un massimo blu che è questo e potrebbe andare in chiusura, a meno che non pieghi, naturalmente. Però lì ci vorrebbe una bella spinta, ce ne accorgeremo subito perché qua
ci sarà un impulso notevole e dovrà almeno rompere il 50% di questa distribuzione, allora forse avremo un cambio. In effetti, se andiamo a vedere la trend line del ciclica, si chiama così, ok, prendendo anche la spike, perché è quella più in basso possibile, quindi vado a prendere la visione peggiore, in effetti leggermente è rialzista, appena appena, vedete, di pochissimo. Qualcuno mi direbbe, beh, è laterale rialzista, ha ragione, perfettamente, siamo d'accordo che per l'analisi tecnica è laterale rialzista, però non è ribassista, questo è, ok, quindi siamo così. Quindi c'è ancora speranza che veramente possa camminare ancora, o probabilmente farà così, semplicemente lateralizzerà entro questo range, magari del livello medio a livello medio, camminando più o meno un po' in laterale verso l'alto, prima di consumare tutta la 48, effettivamente puoi trovare un punto di ripartenza per time frame più grandi, superiori. Però vedete, il ciclo ci sta. Okay? Volendo si potrebbe prendere, no, non posso prendere questo, perché comunque il minimo, vediamo un po', se ho sbagliato io, ragazzi e ragazze, di calcolare la ciclica, oppure no. Beh no, sarebbe questo, eh sì, perché questo fa parte del L4 smezzato. Sì, no, questo è qua, la partenza è qua, ovviamente il minimo di riferimento è questo, della 48. Accidenti al mouse che non fa partire la rotellina, niente. Minimo di riferimento è questo, vabbè, l'avete visto, no? Questo qua. Quindi questo è un Y, 1, 2, 3 e 4. Sì, dovrebbe essere così. Al massimo può essere così, ma secondo me no, perché le campane gaussiane non coincidono. Infatti anche le tempistiche non vanno bene, perché allora dovrei farlo finire qui, ok, da 25. Allora, beh, sarebbe 1, 2, 3, 4, ovviamente, ripartendo da qui. 1, 2, 3, 4. Ecco, il ciclo da 20, base 20, sarebbero due distribuzioni, ci sta, perché gamba 1, 2, 3 e 4, e sarebbe già chiusa. Ok? Col ciclo base, come abbiamo visto, 40 quasi, beh, l'abbiamo visto prima, quindi sapete, no? Stiamo completando il 4. E in effetti, ma provo a lasciarla così, dai, col ciclo base 20, visto che coincide perfettamente, vediamo quello che vuole fare. Questa è la GBP. Adesso potremo anche dare un'occhiatina velocissima a Bitcoin e poi basta così per oggi. Allora, però devo fare un altro sistema. Guardate intanto euro dollaro come cammina, avevo detto che arrivava il pivot. Ok, ogni tanto mi piace la ragione, ecco, non è che devo avere ragione per forza, sono possibilità naturalmente, però ogni tanto. Ci sta. Allora, Bitcoin, dove l'ho messo? Eccolo qua. Mi devo coprire il numero di conto, proiettare tutta la finestra. Eccoci. Eccolo qua. Quindi H4 per adesso. Vediamo tutto in chiusura, molto bene. Quindi, magenta in chiusura, gialla in chiusura, la blu che sta lateralizzandoli così, tranquillo. Quindi anche a zone temporali andiamo a vedere come siamo messi. Allora, questo deve essere un Y sicuramente, no, quindi lo devo far partire da lì. Zone temporali, dove sta il minimo? Dovrebbe essere circa qui. Così, candela più, candela meno, quindi Y, 1, 2, 3, sta chiudendo il 4. Guardate com'è regolare, mi piace Bitcoin, peccato che non è così semplice tradarlo, via delle spike, posso mettere, ecco, scala fissa, bravo, ottimo, hola, eccolo qua, si vede bene, no? Y, 1, 2, 3, e mi sta chiudendo il 4, ok? Noi siamo gamba 1, gamba 2 del 4 e in effetti sta chiudendo, ok? Anche la gialla chiude, ne ha fatte varie, quindi probabilmente il minimo, questo era il minimo relativo a questo, probabilmente lo troverà in queste zone, ok? Qui.
Bene, si vede anche molto bene un pattern ARST di grado inferiore, quindi gobba 1, 2, la gobba 2, minimo centrale da 3 e da 4, poi riparte, ovviamente, qui, qui, qui. Quindi in chiusura anche il nostro Bitcoin. Ok? Bene, anche il nostro piccolo robot, questo è il mio piccolo robot in realtà, quello vero, è arrivato a 3111, però è ancora un po' in drawdown di 1400, più che altro per l'euro-yen ho visto. L'euro yen fa il dispettoso, guardate, è arrivato quasi a chiusura. Questa cosa è veramente fastidiosa, che ci mancava niente, e tra l'altro ha rotto anche i minimi, ok? E poi l'hanno sbattuto giù, ma probabilmente questo è semplicemente la compressione di Wyckoff, ok? Quindi ve la faccio vedere così, per chi trada anche l'euro yen, ok? Questa qui, hanno rotto il primo. Teoricamente dovrebbero rompere anche il secondo, questa qui è la seconda linea. Ok? Seconda linea così. Quindi faranno rottura sopra, rottura sotto, poi compressione, vari di test sia di qua che di là, e a un certo punto andranno al salto del fosso, il salto del fosso che parte. Ok? Quindi ci vuole ancora un po', ma ormai comunque la discesa secondo me ci siamo, non è che abbia tanta storia ancora. Queste sono praticamente prese di profitto, o come faccio vedere ogni tanto, vi faccio rivedere lo schema, il classico schema dump e smart. Vediamo se riesco a proiettarvelo, eccolo qua, lo vedete, ok? Vado a prendere sopra, vado a prendere sotto, ok? Vari ritest e poi fanno il salto del fosso. Quindi questo è, secondo la mia modesta opinione, su il nostro euro yen. Ci metterà un po', purtroppo, mi pianterà il robot, lo rallenterà. Queste cose più che altro sono fastidiose perché rallentano il robot, più che metterlo in difficoltà, come euro dollaro, me lo rallentano. Perché, in conti piccolini, adesso il margine appunto è impostato, l'aveva impostato, anzi mi ha impostato Paolo, a 1.500, quindi al 50% del margine. Ovviamente finché non libera questa posizione, vedete, non opera sugli altri cross, e quindi lo rallenta un po'. Questo è l'unica cosa fastidiosa, ecco. Però per il resto c'è, in effetti il nostro robot invece, fiore all'occhiello, 16 coppie, siamo già a 11.728, come vedete marcia come va come un missile, perché anche se come il piccolino ha le operazioni ancora piantate, diciamo così, su euro dollaro, addirittura due basket, fondamentalmente se ne frega perché va avanti con le altre, vedete, con le altre coppie. Quindi lui continua a far margini, continua a fare equity, non margini, scusate, anche se ha dei basket bloccati, ok? Come questo qua, anche CHF, quanto tempo sta lì? Anche se ha chiuso quello sopra, avete visto? Che sta andando giù. Guarda caso nella zona di compressione, di domanda e offerta, guarda caso, che abbiamo indicato. Quindi la prossima che prende, qui c'è il vuoto, abbiamo soltanto, per chi trada ovviamente il CHF contro lo yen, abbiamo questa zona qui, ok, mettiamo lo giallo, rotta questa, c'è questa qui, okay. E comunque in prossimità, no? Quindi ci sta. Questi sono i possibili bersagli, molto molto interessante anche il CHF, ok? Perché anche l'onda di Elliott 1, 2, onda 3, 4, 5, ABC, adesso potrebbero essere infiniti, e questa di sicuro non è l'onda C, perché l'onda C di solito chiude in 5 movimenti, o l'onda comunque potente di chiusura, numeratela come volete, metteteci la lettera che volete, però di solito ha 5 movimenti ed è molto potente, e può andare a prendere tutte queste zone qua, sono buone, ok? Questi yen abbiamo già visto, perfetto. E così, altro non ho da aggiungere per oggi, credo che sia tutto, abbiamo visto tutte le possibilità possibili, scusate il gioco di parole, ma ci stava. Se avete domande potete farmele naturalmente, se no lanciamo i nostri banner e possiamo chiudere così. Intanto io mi pregusto il mio pivot che sta arrivando col mio piccolo long. Ok, quindi iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se mettete poi i pollicioni su o giù, indifferente, ma così il canale cresce, io conosco le vostre preferenze, è ottimo, grazie mille. Le password per andare a controllare i robot, bisogna che la controlliamo anche insieme in video, perché non vado mai a prendere il server con quelli da
5 coppie qui, 10k è un k che ormai è arrivato a 5. Noi ne controlliamo un po', perché non c'è mai voglia di andare a prendere il server, però li potete vedere direttamente da casa. Il mio contatto Skype, naturalmente, come sempre. Indirizzo del blog è referral link. Eccolo qua, pronto per voi, se volete aprire conti erranti, automatici oppure no. Barbara ci dà i suoi saluti, grazie mille Siria, domani buona giornata anche a te Barbara, buon trading anche a te. Noi ci vediamo domani, ormai sono praticamente in vacanza, quindi non avrò problemi di sorta. Ditemi soltanto, scrivetemi magari anche nei commenti o su Skype, se preferite piuttosto l'orario delle 2:30, 2:45, quello delle 8:45, 9, diciamo. Ditemi voi, scrivetemi, così imposterò magari la settimana su orari a voi più consoni. Grazie mille e buona giornata a tutti. Ciao ciao!